Allora, salve a tutti, oggi recensirò un aroma marca Just Drip Flavor, che si intitola Johnny's Coffee. The Just Drip Flavors, Johnny's Coffee. Va bene? Va bene. E che cos'è? È una crema di caffè e caramello. Va bene. Dovete sapere che questa linea Just Drip è realizzata, va bene, da un ragazzo, un simpatico ragazzo che incarna totalmente lo stereotipo doverdano reputato, che si chiama Diego Taiano. Questo caro ragazzo che mi ricordo all'epoca era, come dire, una persona comune, un ragazzo come tutti, una bella persona, un ragazzo simpatico, accollativo, tutte queste cose qua. Poi si è messo a fare appunto questi liquidi, questi aromi, Just Drip, e allora è diventato ricchissimo, ha cominciato a vestirsi con la giacca, a darsi un tono, no? A parlare tipo in italiano, tutte queste cose qua. Ricco, ricco sfondato, quindi anche scostante, come dire, con un fare spocchioso e supponente, tipico, va bene, delle persone che hanno fatto fortuna. Quindi questo, pensate che Diego Taiano è così ricco che quando fora con la sua Audi R8, piuttosto che cambiare la gomma, ne compra un'altra macchina direttamente, la lascia lì dov'è e ne compra un'altra. Bene, e questo è Diego Taiano, e dico, come presentazione di questo brand, Just Drip, penso sia estremamente completa. Ma andiamo al Johnny's Coffee. Quindi abbiamo detto crema di caffè e caramello. Un cremoso che sto sbobando sullo Sblambai, così siete contenti, perché il Sblambai è fatto per sbobare i cremosi, non ci devi mettere i tabacui, cretini. Non so se ci sia anche una nota tabaccosa in questo Johnny's Coffee. Io non ho letto la composizione, ho letto semplicemente quello che c'è qua. Quello che sento io è... Ha il sapore di un sintetico, ma non è un sapore fastidioso. Camorria. Ehi, che fa? Sopra alimenti? C'è un poco di cottone che è andato vicino. Camorria butta. Sto cosando qua un attimo, scusate. Sennò siamo a 4 minuti, sennò questo video sarebbe durato troppo poco, perché ho ben poco da dire su questo aroma, se non che sia un aroma veramente simpatico nella sua essenza, perché io mi aspettavo un... Allora, l'abbinamento caramello-caffè, secondo me, negli liquid è un po' una cosa tosta, perché io è come se ci sentissi una qualche nota tabaccosa sotto, ma forse non c'è, forse è solo la mia impressione. Diciamo, l'abbinamento caramello caffè negli aromi, negli liquid, è una cosa tosta, perché specie il caramello è un aroma molto forte, va bene. Quindi mi aspettavo un sapore, come dire,
più arraggiato, più deciso. E quindi per me meno svapabile. Quando una Roma sa troppo di caramello, per me è poco svapabile. È vero che ho svapato anche il caramello e basta, di altre marche, e di una marca mi è piaciuto moltissimo, ma sono casi. Ora, questa Roma onestamente è miscelato bene, è fatto bene, è tagliato bene secondo me, perché il caffè si sente soprattutto in espirazione, almeno io lo sento. E dicevo, è manipolato bene questo aroma perché, non te lo so dire perché, assaggialo, no? Che cazzo vuoi da me? Cioè, che cazzo volete da YouTuber o presunti tali, ok? O dagli influencer o presunti tali, cazzo volete? Se le avete le papille gustative, compratevi gli aromi, comprate. Io vi posso dire che è buono. No, meglio. Cioè, che è buono, sì, ve lo posso, me la sento di dirlo. Dopo un po' di tempo me la sento di dirle tante cose assaggiate, se un aroma è buono o non è buono. Questo secondo me è buono. Vi posso dire, questo mi piace, perché lo trovo bilanciato, non lo trovo stufoso, non lo trovo carico, inutilmente carico, non lo trovo inutilmente zuccheroso. Cose così, questo vi posso dire. Per il resto, che cazzo volete dagli youtuber? Compratevi gli aromi, i liquidi e non rompete i coglioni agli youtuber. Qual è la funzione dello youtuber? Questo lo conoscevate prima? Capace che questo prima non lo conoscevate, ora lo conoscete. Conoscete i miei gusti, sapete che io con i cremosi non ci vado estremamente d'accordo, e se vi dico che un cremoso mi sta risultando buono, l'ho buttato sul tavolo. Buttare nella miseria, un motivo ci sarà. E questa recensione è piena di astio, è piena di disprezzo nei confronti degli iscritti a questo canale. Termina qui e spero che sia stata di vostro gradimento. E ci vediamo per la prossima recensione. Ciao, ne?